con Riccardo Iacobone della tenuta Rosa Rubra. Riccardo, quest'anno ricorre il 50° della DOC del Montepulciano d'Abruzzo, un vino 50 anni dalla DOC ma che ha tantissima storia alle spalle. Sì, il Montepulciano è al centro di uno, credo, di ogni cantina che operi in Abruzzo. È un vitigno molto versatile, molto bello per i vini che riesce a produrre e soprattutto per lo stile che volendo si riescono a dare a questi vini. La sua natura nativamente un po' aggressiva può essere facilmente però modellata per avere vini piacevoli, vini morbidi. Si presta a tante cose in termini enologici, è un vitigno molto molto bello. Qui davanti a noi c'è proprio un calice di Montepulciano di Rosa Rubra. Qual è il punto di forza di questo vino? Già il colore ci dice qualcosa. Come diciamo tutti, un po' tutti i vini Rosa Rubra, interpretiamo lo stile in un senso di piacevolezza, molto gradevole al palato, adattabile un po' in tante situazioni sotto il profilo dell'abbinamento col cibo. Siamo passati allo Sciamano, una riserva, 5 anni di riposo per questo vino. Pensa, noi facciamo di questo vino una botte da 50 ettolitri per ogni annata, quindi è solo quella la produzione di Sciamano. Questo perché deriva dalla vigna più vecchia che abbiamo, una vigna di 50 anni circa di età. Sciamano ha una caratteristica molto importante che influenza sia l'aspetto olfattivo che l'aspetto gustativo. Senti il cioccolato nero, riempie il palato con tutta la sua potenza estrattiva. È un'altra faccia del Montepulciano d'Abruzzo, un Montepulciano che può essere molto importante, può essere all'altezza dei migliori vini italiani in assoluto. A Sciamano Montepulciano, a Sciamano Pecorino, un altro autoctono d'Abruzzo, comunque insomma della regione appenninica, che ha una lunghissima storia anche lui alle spalle ed è protagonista di un progetto molto bello, molto interessante, portato avanti proprio da Rosa Rubra. Con l'aiuto del professor Pagliotti dell'Università di Viticoltura ed Enologia di Perugia, fare questo esperimento è stato fatto per cercare di produrre un vino eccellente. Abbiamo selezionato una vecchissima vigna di Pecorino, abbiamo preso le marze che contengono le gemme per poi reinnestarle nella nostra tenuta e creare un vigneto di questo Pecorino centenario. È stata una cosa bellissima perché poi l'importanza di questo frutto è stata ancor più esaltata con una fermentazione direttamente in barrique di legno fino ad arrivare ad un riposo e poi l'immissione sul mercato. Il risultato è un prodotto eccellente dalle note olfattive che vanno dall'erbaceo a tutta la gamma del floreale bianco, importanza estrattiva anche in questo vino in bocca, tant'è che ne consente l'invecchiamento per un lunghissimo periodo, volendo può rimanere anni in bottiglia. Proprio quest'anno ricorre il 50° del Montepulciano d'Abruzzo, un vino che sì, ha 50 anni la denominazione, ma racconta una storia molto più lunga. Assolutamente sì, penso che non ci sia espressione più coerente del Montepulciano per rappresentare in gran parte quello che è lo spirito abruzzese, no? Forte, coriaceo, capace di grandi sfumature, grandi tenerezze, se ovviamente è trattato bene. Con quale piatto lo vedi, ad esempio? Con gli arrosticini è la morte sua, proprio. Io penso che si adatti bene a tante cose.
Io per esempio lo amo anche proprio come vino da meditazione. A volte confesso, anche dopo aver mangiato del pesce, quindi aver consumato altro tipo di vini, altre strutture di vini, l'idea di chiudere con la ricchezza di questo, di questo vino, insomma, mi fa un gran piacere. Su Chaman c'è un'esposizione importante della volontà dell'individuo che vuole cooperare, no, vuole collaborare per la realizzazione di un prodotto con la BAC, perché si sente il lavoro, si sente la ricerca e quindi inevitabilmente viene poi la personalità di chi fa quel prodotto, molto, molto forte. È chiaro che Chaman è impegnativo esattamente come chi l'ha pensato, perché è una persona impegnativa, perché è una persona operosa, impegnata a sua volta, e quindi, e parlo di Riccardo Iacobone ovviamente, è una persona impegnata, e quindi nel vino si sente tutto l'impegno che lui è abituato tutti i giorni a profondere nelle sue attività. Un'altra sfida appunto di Rosa Rubra è stata quella di riuscire a creare un pecorino, cioè partire da un autoctono d'Abruzzo, anche questo forte, anche questo che racconta la sua storia. Diciamo, fare attenzione a quello che ci sta intorno, nelle prossimità, no, della nostra vita, è un segno importante proprio di... per saper vivere, secondo me, perché spesso noi siamo attentissimi a cose lontane da noi, perché semplicemente perché ci vengono propagandate, promozionate, i media ci bombardano con cose lontane solo perché interessano i mercati. E se noi imparassimo a valorizzarle, a coltivarle, a valorizzarle, secondo me faremmo un gran bene non solo al territorio, ma a tutto il resto del mondo, perché verrebbe a conoscenza di qualcosa che merita di essere conosciuto.